Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi facciamo una ricettina velocissima con questi ingredienti: 4 uova, 250 g di mozzarella, 250 g di pomodorini obliquo o ciliegino, una trentina di grammi di grana o parmigiano, un cipollotto da 40 g dell'origano, basilico, sale, pepe, olio, il nostro Magic Cooker. Procediamo! Mettiamo il cipollotto nella padella, un filo d'olio e un goccino di acqua. Copriamo con Magic Cooker, facciamo partire 2 minuti di tempo. Frattanto prendiamo qui la mozzarella, mettiamo un po' di sale, pepe, qualche pomodorino e diamo una girata. Appena i 2 minuti passano, che il cipollotto sia appassito, aggiungeremo la mozzarella. 2 minuti passati, andiamo a scoprire e aggiungiamo la mozzarella con qualche pezzettino di pomodoro, ancora un po' di sale e un pochino d'origano. Copriamo con Magic Cooker e adesso dobbiamo far squagliare la mozzarella, quindi andiamo avanti per un altro minuto. Minuto passato, andiamo a controllare. Ancora non è del tutto sciolta. Aggiungiamo ancora un po' di pomodoro. Copriamo, lasciamo ancora 30 secondi che così la mozzarella si squaglia del tutto. Ci siamo, abbassiamo un po' la fiamma, scopriamo nuovamente ed andiamo ad aggiungere le uova. Un po' di sale, macinata di pepe. Rialziamo la fiamma, copriamo col Magic Cooker, proseguiamo per 2 minuti. Facciamo l'ispezione 2 minuti, abbassiamo la fiamma, scopriamo, mettiamo il resto del pomodoro e un po' del formaggio grattugiato. Copriamo con Magic Cooker, lasciamo a fiamma bassa per altri 2 minuti. 2 minuti passati, senza scoprire posso spegnere, spostarmi qui sul tavolo, scopro un attimo, ancora un po' di formaggio, un pochino di basilico, giustatina di sale, copriamo con Magic Cooker e come al solito lasciamo riposare per 1 minuto. Siamo pronti! Allora, scopriamo, profumo buonissimo, qua mettiamo nel piatto. Una guarnizioncina, parmigiano o grana. Ed ecco pronta la mia idea di secondo piatto di oggi, semplicissima, delle uova con pomodoro e mozzarella, preparate sempre in poco tempo con il nostro Magic Cooker. Grazie a tutti per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!